quelli, Sì. Comunque difficoltoso, eh. Stai a strapiombo. Un attimo. Vai. Sì, ecco, vengo, spengo e vengo. Dai che vai bene. Adri. Al centro come la trovi? Qua. Bello. Vieni. Sai che è buio qua però di eh? Se trovi da mettere qualche cosa, mettelo, eh. Capito? Eh sì, un po' tosta, un po' dura, eh? Però piano piano si fa. Ci stanno delle placche abbastanza lisce là, eh? Ti devi spostare un po' sulla destra, sulla sinistra, hai ragione, beh, alla prospettiva mia. Tostarella sì, però è una bella via questa. Bisognerebbe vedere un po' più su se si spostasse sulla destra oppure rimane qua, poi casomai vediamo. Tiè, ora ti faccio una panoramica sotto, tiè, guarda quanto stiamo. Recuperiamo. Panoramica sotto.
tosta, non mi ricordavo mica così, porca miseria. Ando cazzo l'ho portato. Scoiattolo del Gran Sasso. Ando cazzo l'ho portato. Porca vedete tua moglie. Quella va ammazza. Allora. Dove che dobbiamo andare? Lassù. Qua. Yeah. Eh sì, perché noi l'altra volta abbiamo fatto quella, quella no, però non la faccio io. Troppo difficile. Ci dobbiamo spostare sulla destra. Sì, quella lì, vedi quella là, quel canalino lì. Quella abbiamo fatto con Bruno, ma che se l'ha fatto. Vabbè, se spostiamo sulla destra. E qua? No, se no dopo ci mettiamo in mezzo di difficoltà, no. Vado. Vabbè, spostiamo sulla destra, qua su... C'è questo passaggio qui. L'ha fatto, Capito? A te non ha fatto bene? Sì. Ora ti faccio un primo piano. Ma com'è non ingrandisciati, È rimasto fisso. Ah, ecco, non ingrandisce. Ora ti sto a fare un primo piano. Nel grande arrocciatore Adriano Sebastiani. Te stanno bene con gli occhiali, Oh, avete detto su un parete non sembri manco te. Pensa che sto fino. Ma ti arrivi allontano. Sembro io. Sono uno che sembra un altro. Vai. Il panino se lo mangiamo all'uscita della via o in vetta? Se lo mangeremo in vetta. O se no può essere tu. Non è meglio all'uscita della via? Sì. Ok, benvenuto. Ciao. Siamo in un'altezza situata ai piedi del corno piccolo, in mezzo al corno piccolo. Mazza che è alto. È alto, pressione, Pressione. Nello stesso tempo, bella, bellissima. Hai la fessura che dicevi dietro, Sì, bella però, A me te il canalino che ho fatto con Bruno l'altra volta. Ammazza che ripido. Mo perché non lo fai, però se potrebbe anche fare, però lasciamo perdere. Ma comunque spostato sulla destra qua, sulla destra, la tua destra. È bello ripido quel corda qua, che placca che c'è. Dove? Qua. Dove devo passare noi? Devo passare da questa parte. Tanto che no. Eccolo, l'ho inquadrato adesso, Adriano. E infatti dobbiamo uscire lassù. Guarda, il secondo che sta nei numeri, il secondo che sta su. Cambia proprio continuamente. Ma c'è pure che c'è becca l'acqua, Speriamo di no. Dai, va. Che ha ovo del seno, ho riempito troppo, ho troppa roba. È bello pure qui, sai? Vedo.
che vada c'è gli odi, col martello. Va bene. Quando manca veniva un posto più sicuro? Penso che saranno un altro 50 metri. Quando manca per farmi sicura? Quando manca? Penso una decina di metri per farti sopra. Sì. Ma stai su parecchio, eh? Sì. Sì. Sì, sì. Così, bloccati. Guarda che questo ci fa un ingrandimento, Adrià. Guarda sul gran sasso. Corno piccolo. Vai. Continua. Che la salita è lunga, è difficile. Oggi, 22 luglio 1995. Variante a sinistra del canale di mezzo. Poi penso da tenere un po' sulla destra, Adrià. Se noi usciamo fuori via dopo, eh? Vedi sempre se trovi qualche clessidra, eh? Oppure per mettere qualche dado. È scesa la nebbia sul corno piccolo. Se non trovi niente, continua, eh? Capito, Adrià? Sì. E quando trovi una sosta, fermati. Ti sei allontanato parecchio, sembra che stai vicino adesso. Le sidre tieni sempre d'occhio, eh? La trovata? Attenta ai sassi, Adrià, che sennò mi fai iniziare la telecamera, eh? Capito? Sto a sentire. Vai, Mauro.